Ciao ragazzi, sono Fabio, pittore pastellista italiano. Vi voglio parlare del corso che ho realizzato per dipingere a pastello il lume di una candela. Penso che sia un soggetto estremamente interessante perché vi permetterà di capire come gestire a livello pittorico delle luci molto intense e vibranti e un'oscurità altrettanto potente. Non si tratta di una candela qualunque, ma è una candela che ha una storia. Infatti è la candela che illumina la scena di un mio dipinto. È un dipinto a cui sono molto legato. Si chiama Lumi e ritrae mio padre. Il dipinto ha vinto il primo premio del concorso internazionale per pastellisti indetto dall'Associazione dei Pastellisti Italiani nel 2021. Come in tutti i miei dipinti, esistono dei contrasti molto potenti tra un'oscurità avvolgente e delle luci laceranti, vibranti. Ho fatto tante prove e tante ricerche per capire come illuminare la scena soltanto con la luce di una candela. Volevo che la scena avesse un'atmosfera molto particolare, estremamente intima, molto raccolta e che fosse illuminata appunto soltanto dalla fiamma di una candela, ma alla fine ce l'ho fatta e sono riuscito a creare dei colori molto caldi, molto accesi, che contrastano con l'oscurità della notte che avvolge tutto quanto il dipinto. Penso che potrà essere un corso estremamente interessante perché andremo a capire come dipingere la fiamma e come dipingere tutto il riverbero luminoso che si crea intorno ad essa. La luce della candela illuminerà anche la cera, il piattino che sorregge la candela e quindi i colori andranno via via a sfumare verso l'oscurità. Allo stesso modo, per rendere quell'ombra e far sì che sia molto intensa, utilizzeremo dei gessetti, quindi dei pastelli con dei neri molto forti. Vedremo come fare delle velature per riuscire a ottenere delle transizioni molto delicate e graduali. Dipingere un soggetto del genere è molto interessante. È un soggetto poco comune e nel suo piccolo vi rivelerà molte curiosità sul mondo della pittura a pastello. Come utilizzare pastelli uno sopra l'altro creando dei livelli, come sfumare facendo delle velature con i pastel pencil sopra i gessetti. Vi seguirò passo passo dall'inizio, quindi dalla traccia del disegno a mano libera, fino all'ultimo ritocco per illuminare il più possibile grazie a dei pastelli estremamente vibranti. Spero vi piacerà.